tutti, bentornati e ben arrivati sul canale per un nuovo video. Oggi andiamo a fare un po' di cose insieme, facciamo uno di quei video che vi piace tanto, ossia chiacchieriamo, vi faccio vedere un po' di novità, un po' di shopping, torniamo a fare thrifting perché finalmente hanno riaperto i mercati e sono potuta andare a sbirciare un po' nelle bancarelle, vi faccio vedere che cosa ho scovato, insomma passiamo un po' di tempo insieme chiacchierando un po' e quindi a fra poco. Eccoci qua, vado a mettere il cerchietto. Sapete che quando inforco il cerchietto ci sono delle novità skincare da provare sulla mia pelle, quindi sono perfettamente struccata e quindi andremo a fare una bella chiacchierata, poi ci truccheremo perché voglio provare una nuova palette che non ho mai utilizzato, non mi avete mai visto all'opera, però prima appunto facciamo skincare, vi racconto anche le ultime news relative a Sardegna, dentista, casa, tutte le mie riflessioni dell'ultimo periodo e in più vi farò vedere anche dello shopping, ma prima di tutto volevo ringraziare lo sponsor di questo video, perché questo è un video in collaborazione con il brand appunto della skincare, che è il primo appunto di cui vi parlo e che vi farò vedere all'opera. Il brand è Bottega Verde con la linea Linfa di Vite. Qua ho delle novità, sapete che io avevo già collaborato l'anno scorso con loro, vi ho parlato durante tutto il 2020 della linea Linfa di Vite appunto di Bottega Verde e alla fine del 2020, quando abbiamo fatto il top dei prodotti 2020, l'ho appunto promossa come linea che per rapporto qualità-prezzo mi ha colpito di più appunto durante l'anno passato. Ho trovato veramente ottimi tutti i prodotti, il mio prodotto preferito è quello che ho di nuovo avuto appunto dall'azienda, ossia la crema. Molte di voi mi hanno durante, insomma, dall'anno scorso in qua, quando l'ho provata, chiesto di suggerire loro un prodotto ottimo dal punto anti-age, dal punto di vista anche diciamo un occhio al prezzo, e io ho sempre con estrema fiducia suggerito appunto Linfa di Vite. Mi fido del prodotto perché l'ho potuto provare a lungo l'anno scorso, come sapete. Adesso ho l'opportunità di continuare a diciamo il trattamento e quindi oggi andremo a riapplicarlo. La linea Linfa di Vite si arricchisce quest'anno di qualcosa, ma chi di voi mi segue già dall'anno scorso ricorderà che oltre alla crema viso, che si chiama esattamente trattamento viso giorno e notte, perché come sapete potete tranquillamente usarlo di giorno e di sera, ed è a base appunto di Linfa di Vite della tenuta massima, che l'ha tenuta appunto in Toscana di Bottega Verde. Chi mi segue però sa che questo prodotto lo avevo accostato all'utilizzo del siero viso e del contorno occhi, quindi vi lascio in info box il video che avevo fatto appunto dove utilizzavo i prodotti, così se siete curiosi e volete andare a vederli potete farlo. In ultimo vi dico che in info box trovate anche un link con un codice sconto, il link vi porta appunto al sito online, ma il codice sconto che vi indicherò potete utilizzarlo tranquillamente online se volete, ma anche in store comunicandolo appunto all'addetta del negozio. È un codice sconto per voi che vi darà la possibilità di acquistare la crema più il secondo prodotto che vi farò vedere adesso, che è la novità del momento, si tratta delle ampolle rimpolpanti viso ad un prezzo speciale, quindi €29,90 potete prenderle entrambe, questo fino al 15 di febbraio. Questo è un video appunto in collaborazione con Bottega Verde, ma il codice sconto o il link non sono assolutamente affiliati a me, insomma sono un codice sconto per voi, non hanno nulla a che vedere con la collaborazione. Detto questo, vi vado appunto a far vedere di cosa si tratta e come si utilizza il prodotto. Allora, per quanto riguarda le ampolle, io ho già utilizzato 5 fialette, me ne mancano 2, è un trattamento intanto di 7 giorni, quindi ogni fialetta va utilizzata ogni giorno, diciamo una fialetta al giorno, ed è un trattamento rimpolpante. Devo dirvi che la sensazione proprio immediata è proprio quella di viso rimpolpato, nutrito, disteso, che poi va proprio ad accogliere la crema. La crema ve l'avevo già detto nei precedenti video che ha proprio questo effetto di darvi la pelle bella distesa e rimpolpata, cioè io sento moltissimo l'effetto
polposità, me la sento bella compatta, mi piace tantissimo, ha una sorta di, come dire, di texture molto ricca nell'effetto che sentite sul viso. Vado a rimuovere il tappino, così ve la faccio un po' vedere come texture, no? Cioè la vedete, la sentite, scusate, molto ricca come texture, ma non ha quell'effetto di ungervi, e per questo motivo potete utilizzarla. Ecco qua, non so se si vede, vedete che è bella corposa, però è quasi come un soufflé, è molto, cioè come la stendete la sentite bella soffice, non grassa, spessa, fastidiosa, ma molto soffice, molto nutriente, si stende benissimo. Menzione proprio d'onore, secondo me, va fatta al lavoro sulla profumazione. Già avevo detto in passato che secondo me Bottega Verde è proprio molto brava a formulare delle profumazioni estremamente, di mio gusto, estremamente gradevoli. Ricordo con piacere come miglior profumo mai annusato della vita quello della linea Avena di Bottega Verde, lo adoro, è secondo me un profumo buonissimo, e il profumo Linfa di Vite è altrettanto gradevole. Veramente delicato, ma mi dà proprio la sensazione di relax, di pace, cioè un momento molto piacevole anche dal punto di vista olfattivo, per me non è assolutamente secondario. I prodotti ovviamente si chiamano Linfa di Vite perché l'ingrediente, diciamo, principale della linea è appunto la Linfa di Vite. Ci sono infatti dei vigneti da cui viene estratta la Linfa di Vite, e si era osservato che la Linfa di Vite è praticamente questa linfa che scorre all'interno della pianta, dell'uva, nei tralci, e quando praticamente la pianta va in quello stato, diciamo, di quiescenza invernale, come dire, si addormenta, scusate se non uso termini troppo specificatamente botanici, se c'è qualcuno di voi più esperto mi correggerà ed è assolutamente qualcosa di apprezzato, però diciamo che questa linfa fa in modo che la pianta a primavera si risvegli, riattiva per così dire la pianta, e la fa appunto rigermogliare, rifiorire, rifruttificare poi durante appunto la stagione in cui invece la pianta si risveglia, per così dire. Quindi la linfa di vita è stata estratta e utilizzata all'interno dei prodotti, appunto, quindi della linea intera. Si tratta quindi di prodotti ovviamente con un'alta percentuale di naturalità, la crema è al 95%, le ampolle addirittura al 98%, proprio perché il suo ingrediente principale è appunto la linfa di vite che viene estratta dalle piante. Per quanto riguarda le ampolle, quindi potete assolutamente ritenerle una sorta di siero racchiuso in una piccola ampolla, per cui potete avere un prodotto sempre fresco a vostra disposizione, infatti dovete utilizzarlo nell'arco della giornata. Se avete comperato l'intera linea, quindi se avete il contorno occhi, la crema viso, ma anche gli altri due prodotti che non ho qui in questo momento, ma che esistono nella linea, che sono il contorno occhi e il siero, vi consiglio di utilizzarli con questa tecnica. Mettete prima il contorno occhi, andate poi sul resto del viso con l'ampolla, successivamente il siero e a seguire la crema. Infatti questo è un vero e proprio trattamento concentrato che potete giustamente fare per 7 giorni per dare, come dire, un boost in più di giovinezza alla vostra pelle, e poi comunque potete applicare in ogni modo, in ogni caso, anche successivamente all'ampollina il siero, questo perché nella stratificazione ideale di una skin care il prodotto più leggero, più liquido va applicato per primo, quindi l'ampollina ha una texture più leggera, più liquida, diciamo, del siero che è previsto nella linea. E quindi io vi consiglio nel periodo in cui state utilizzando anche le ampolline, di mettere prima le ampolline e poi il siero. Terminati i 7 giorni, continuate con contorno occhi, siero sul viso e successivamente andate a mettere la crema. Che cosa contengono le ampolline? Le ampolline hanno ovviamente la linfa di vite, che è il fil rouge che trovate in tutti i prodotti della linea, e poi hanno
hanno l'acido ialuronico ad alto peso molecolare, quindi non credo di dover spendere molte parole, perché ovviamente per una pelle polposa e ben idratata l'acido ialuronico è preziosissimo. Questo perché appunto è un volumizzatore naturale. Le nostre cellule, man mano che invecchiamo, ahimè, perdono acido ialuronico, e quindi attingere all'acido ialuronico che ci può venire dato dai prodotti è senz'altro ottimale. D'altronde, insomma, l'acido ialuronico è l'attivo che di regola si trova in tutte le formulazioni anti-age, ovviamente, perché è un ottimo anti-age. Però qua in più troviamo un polimero naturale che si chiama Film Excel. Il Film Excel cosa fa? Vi dà un effetto tensore momentaneo, quindi nel momento in cui lo applicate avete anche la pelle bella tesa, e un effetto invece antirughe, diciamo, nel tempo. In più vi crea forma un film flessibile che forma uno scudo anti-inquinamento, quindi se come mai vivete in una città particolarmente inquinata, io sto a Milano, ovviamente è di massima importanza anche utilizzare dei prodotti che siano appunto anti-inquinamento. Come utilizzare la l'ampollina? Ve la faccio vedere, semplicissimo. Allora, io vi consiglio di schiacciarla nella parte alta in modo che vada a scendere verso il basso il liquido che si trova sopra, e poi andate semplicemente, è in plastica rigida l'ampollina, quindi andate semplicemente a premerla, e come vedete viene erogata, non so se la vedete, eccola qua, una goccina tipo gelatinosa, non propriamente liquida, nel senso che riuscite tranquillamente a metterla sul vostro polpastrello e a passarla sul viso senza perderla, e poi semplicemente la andate a spalmare sul viso in questo modo, anche sulla fronte. Si asciuga immediatamente, quindi in men che non si dica viene assorbita dalla pelle. Controllate la vostra ampollina, avrete subito, diciamo, il a livello ottico vedrete subito quanto prodotto c'è. A seguire, appunto, vado a terminare con la crema viso. Io adoro il profumo, ripeto, le ampolline non mi sembrano profumate, non hanno una particolare profumazione, la crema ha una profumazione delicata, eccezionale, che mi piace tantissimo, proprio tanto tanto tanto. È un ottimo prodotto anche come base trucco, perché si assorbe immediatamente e vi permette di truccarvi senza problemi. Allora, la crema si è assorbita perfettamente, quindi io sono subito pronta per realizzare il make up. Però prima vi faccio vedere gli altri due prodotti che completano la linea e che sono un prodotto viso e un prodotto corpo. E il prodotto corpo è il gel fondente corpo, che è sempre a base di linfa di vite e fitocomplesso di uva rossa, e praticamente è un vero e proprio, hanno azzeccato secondo me benissimo la descrizione, gel fondente corpo, perché ha proprio una texture, ve lo faccio vedere, la vedete? Gelatinosa, ma non per niente asciutta. È un gel molto ricco, e io adesso lo sto utilizzando come crema mani, ma per farvi vedere appunto la sua texture, ma è anche ottimo come crema mani. Ha questa texture, quindi gelatinosa ma ricca, fondente, infatti è proprio un aggettivo che si attaglia molto bene. È molto molto idratante. Io ho terminato proprio la settimana scorsa, credo di averlo messo nell'ultimo video dei finiti, una o due settimane fa ho terminato il balsamo corpo, quello nel barattolo, sempre della linea Linfa di Vite, che è stato assolutamente un prodotto che ho adorato, e quindi adesso sono, insomma, mi sono messa a utilizzare questo che ho appena ricevuto. Avrò fatto
fatto una settimana di utilizzo e mi piace tantissimo. Peraltro ha sempre la stessa profumazione meravigliosa. Altro prodotto che sto utilizzando con molto piacere è la crema gel detergente viso antiossidante, azione setificante, sempre a base di linfa di vite e fitocomplesso di uva rossa di tenuta Massaini, molto piacevole, fa una crema molto molto morbida. Sapete che a me non piacciono i gel troppo asciutti, quelli che lasciano la pelle che tira un pochino, che magari sono studiati di più per pelli un po' più giovani o comunque molto grasse, quindi per essere diciamo dei prodotti che mi piacciono devono di solito essere dei prodotti abbastanza ricchi nella schiuma, quindi molto morbidi sulla pelle. Questo secondo me è anche un qualcosa che di solito le pelli ante gradiscono, perché la pelle diventa un po' più secca in certi punti rispetto a come è stata magari per il resto della vita, per insomma nel 20 anni iniziali di vita, poi la pelle un pochino cambia, almeno a me. Io non l'ho mai avuta particolarmente grassa, però si è seccata col passare degli anni. Lo sto provando, mi piace tantissimo. Noto che mi sono truccata in maniera molto molto semplice, con delle semplici polveri sul viso, mi va anche a levare un leggerissimo trucco. Qua dice formula senza solfati, ecco questo è importante, con tensioattivi delicati caratterizzati da un elevato grado di naturalità, a contatto con la pelle forma una schiuma soffice e cremosa, verissimo, molto facile da risciacquare per un'efficace azione detergente. Assolutamente non viene data come struccante, questo è un mio feedback che vedo praticamente, che ho messo magari un leggero gloss, un pochino di blush, lo leva senza problemi. Anche in questo caso abbiamo un'alta percentuale di naturalità che mi piace però dirvi, 96% per quanto riguarda la crema gel e 97% per quanto riguarda prodotto appunto corpo, il gel fondente corpo. Ma adesso che abbiamo appunto fatto la nostra skin care viso, passiamo velocemente a fare il make up, e per il make up oggi vi presento una nuova bambina, è entrata appunto nella famiglia Saidori, ossia la Kat Von D por Lolita por Vita. Questa palette, che devo dire avevo sottovalutato, non è una palette uscita da pochissimo, credo che abbia almeno un annetto di vita, ma io l'avevo sottovalutata, mentre ritengo che sia una delle più belle palette in commercio. Vi faccio vedere le tonalità, è stupenda. Ho avuto, ecco, così la vedete meglio perché rende proprio. Ho avuto modo di provarla quando sono andata appunto da Sephora, prima di tutto questo ciclo di chiusure, era più o meno il mio compleanno, anche se mi sarei dovuta regalare solo una delle palette che avevo previsto, cioè la bronze palette di Natasha Denona, poi avevo ceduto anche a questa. Quindi adesso velocizzerò, vi farò vedere un po' tutta la realizzazione, ci vediamo fra poco con il make up finito e il primo feedback, e niente, poi vi faccio vedere un po' di shopping. Thank you.
dire, sono scioccata dalla bellezza di questo colore. Reina, si chiama Reina. Mamma mia, aspettate che... Ok, ho deciso di fare la brava, di non tagliarmi troppo la faccia. Io odio la mia attaccatura di capelli, odio questa V. La vedete che io l'attaccatura V, ecco, io la detesto. Quindi per questo motivo faccio sempre un'attaccatura un po' bassa. È un mio, diciamo, modo di sentirmi più confident. Ma veniamo alla palette, ragazze. Sono scioccata da quanto è bella questa palette. Si prospetta il fatto che io possa eleggere la palette più bella che ho mai avuto. Perché... ok, ho tante belle palette e ok, ci sono tanti bei colori, ma Reina è in assoluto il più bello ombretto che abbia mai visto, in assoluto. Non c'è niente che mi abbia sconvolto quanto questo ombretto. Io non so se si vede bene, ripeto, non so se si vede, se si percepisce, ve lo faccio vedere in cialda. Vi assicuro che in cialda è anche meno bello di quanto lo è dal vivo. E in cialda è molto bello, lo vedete qua al centro, questo qua è Reina, è qualcosa di spaventoso. Che cosa ho usato per questo make up? Ho usato questi due sulla piega, questo come primo, questo come secondo. Poi ho usato un po' di questo, ho usato un po' di questo, questo nell'angolo interno, è Reina al centro della palpebra, nella parte inferiore dell'occhio ho usato questo viola. Insomma, ne ho usato un po', ho usato anche, com'è che si chiama? Mugnen, qualcosa del genere, non riesco a leggere perché sono scritti con dei caratteri strani, in più in spagnolo. Ho usato questo per la parte interna, superiore, scusate, dell'arcata, sotto il sopracciglio. È una palette meravigliosa, carigno, ho usato Lolita Purvida, questo è quello che dà il nome, questo qua è quello che dà il nome alla palette, ma io avrei chiamato la palette Lolita Purreina, cioè è veramente pazzesco. Non vedo l'ora di usare anche Dulces Sueños, questo arancio qua particolare, cos'è, un rame, questo arancio, sì, questo qua, bellissimo, bellissimo, però niente a che vedere con Reina, ve l'ho fatto vedere swatchato, Reina è fuori da ogni logica. La palette esternamente è bellissima, anche il pack esterno è bello, ma è identico a quello interno. E in cartone sono 3x6, 18 cialde. L'ho pagata con il 30%, credo che costi, se non ricordo male, 49. L'ho beccata al 30, con il 30 Black Friday o qualcosa del genere. Mamma mia! Sì, tra questa e la bronze mi ha scioccato di più questa, perché la bronze comunque sono colori belli ma più normali, cioè, questo qua è veramente, cioè, scioccante, ragazze, la bellezza di questo. Comunque il look mi piace tantissimo, vi vado a dire velocemente che cosa ho utilizzato, vi faccio vedere poi lo shopping. Ole, mi allontano così evito la mia solita zoomata sulla faccia tagliata. Allora, fondotinta Hello Happy di Benefit, tonalità 4, fondotinta che amo, esattamente il mio colore preciso. Base occhi, Makeup Forever Acqua XL nella colorazione M52. Cipria viso, ho utilizzato sia la Nabla Close Up compatta nella colorazione light, che la Hourglass Ambient, cipria Ambient nella colorazione Dim Light, che utilizzo praticamente per la zona AT del viso, mentre la cipria Nabla la uso appunto nel contorno occhi. Poi ho utilizzato come bronzer il mio adorato Makeup Forever, il Pro Bronze Fusion.
Per quanto riguarda il blush, ho utilizzato un matchstick di Fenty nella colorazione Trippin, questo qua è molto molto chiaro, però mi piace tantissimo, poi rafforzato con uno dei vecchi illuminanti di Nabla, non so se vi ricordate questa collezione, credo si chiamasse The Nude, che si chiama Sundance, che sapete che è uno che adoro. Il contouring in crema lo faccio sempre col matchstick di Fenty nella colorazione Mocha. Mascara che mi piace da impazzire, Lash Paradise, è quello che sto sempre utilizzando ultimamente, di L'Oreal. Correttore Close Up di Nabla nella colorazione Cream Beige, e credo di avervi detto tutto, no? Matita per l'interno dell'occhio, Cupid Arrow, quella violetta che è la numero, non lo ricordo mai, 3, mentre per le labbra ho utilizzato la Close Up Lip Shaper, quindi la matita nude numero 4, e ho messo semplicemente un sorta di burro cacao volumizzante che sta quasi per finire, vecchissimo, che ho da un sacco di tempo, che è di Catrice, ma mi piace tantissimo. Basta, questo è tutto quello che ho utilizzato. Gli ultimi spruzzi di fissatore di Nabla, Keep It Perfect, non di Nabla, di Essence, anche l'altra volta mi era venuto fuori Nabla, ma è di Essence, che avevo messo in questo spruzzatore, ma ormai è terminato, già non riuscivo a fare oggi gli ultimi spruzzi perché è finito. Allora, metto via adesso i pennelli, che abbiamo quindi terminato con il make-up. Quindi ottimo, la palette ovviamente ve l'ho detta, mi è piaciuto tanto 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 questo make up, quindi spero che troverete anche voi qualche spunto, e andiamo allo shopping. Allora, come sapete, sono dovuta andare in Sardegna perché sono dovuta andare per delle questioni familiari piuttosto urgenti, sono stata pochissimo. Al ritorno dall'aeroporto mi sono fermata in un paesino che non mi ricordo come si chiami, con la Z, vicino a Azzano o qualcosa, non mi ricordo, c'era il DM, e comunque sono entrata, visto che c'era il DM, ho detto devo entrare perché devo vedere se hanno i prodotti per le lenti che compravo sempre, quelli per le lenti semirigide, non ci sono, sono introvabili dappertutto, ma ho visto un qualcosa che ha attirato la mia attenzione, c'erano un sacco di promozioni sui profumi, e c'era questo Ungaro, perché è francese, Ungaro Gold, ed erano praticamente etichettati sotto con la specifica della famiglia olfattiva a cui appunto il profumo apparteneva, e questo è un floreale orientale. Ho detto vabbè, floreale orientale, mi piace tantissimo, sono i miei preferiti, quindi sono andata a annusare il tester, mi è piaciuto da impazzire, e ho preso un 30 ml, proprio piccolino, molto carina, guardate la confezione, ragazze, lo trovate al DM a soli 7,90 €, è un appunto floreale orientale buonissimo, peraltro molto persistente. Non so dirvi di cosa sappia, se trovo la piramide olfattiva la scrivo qua, così diciamo a naso non ci arrivo, non ve lo so dire, però è sicuramente uno di quei profumi che io amo tantissimo i floreali e tantissimo gli orientali, floreali orientali, un connubio che mi piace moltissimo, e quindi ho appunto preso lui. Poi sono tornata a Milano e sono andata dritta dritta nel punto UPS vicino a casa mia, perché avevo fatto un ordine online sul sito di Pull&Bear, perché avevo visto una combinazione sopra sotto di un qualcosa che volevo tantissimo da inizio stagione, però non so perché non avevo visto che Pull&Bear ce l'aveva, cercavo questo completo veramente per Marie Monti, e ero anche guardata più volte il sito, ma non avevo visto che ci fosse questa cosa, se non che l'altro giorno, quando appunto ero in Sardegna, di notte, un po' in preda ai pensieri e all'insonnia, ho visto questo completo, era veramente a un prezzo super super scontato, sinceramente non ricordo quanto l'ho pagato, nel caso ve lo scrivo, ma una roba tipo 15 € a pezzo massimo, forse anche meno, sì, perché
Avevo preso anche una specie di poncho che però mi stava grande, l'ho reso, che costava 10 euro, il totale dell'ordine era tipo 40, quindi secondo me una quindicina di euro a pezzo. Io adoro, e grazie a voi che mi avete dato quel suggerimento del gilet con la camicia, vi faccio vedere. Allora, il completo è praticamente un pantalone largo, questo è il fondo del pantalone, come vedete è rifinito in questo modo con tipo le coste, l'elastico, il tipo pulsino, di una specie di tessuto in lana che sembra misto mohair, misto, sapete quella lana un po' pelosina, super morbida, credo che si chiami mohair, e ho trovato la XS, perché ho detto se non è XS non mi starà mai, credo che fosse al 50%, sì, quindi devo averli pagati 15 perché costavano 30. Allora, voi li vedete così, sembrano piccolissimi, però ovviamente è maglia, quindi si allarga, ma mi stanno super aderenti, fanno un popò, veramente una figata. Sono altissimi e praticamente, vedete, sono pantaloni così, palazzo, amplissimi, e avevo terrore che mi stessero, come si dice, lunghi, perché io sono piccola. Invece con le mie scarpe di Zara, le sneakers, quelle molto grosse, che un po' erano quelle che andavano l'anno scorso, simil Balenciaga, scarponcione, sono perfetti. Ve li faccio vedere, li vedete, sono così e praticamente sono lunghi fino in fondo, e a me piacciono messi con le sneakers. Ma dove entrate, vedete, entrate in gioco voi? Io nel caso vi faccio, siccome adesso non ho la possibilità di indossarli, vi metto qua nel caso la foto della modella di Pull&Bear, che si vede appunto che li indossa, e avevano abbinato praticamente il gilet. Io mai avrei pensato di prendere un gilet, perché non so mai letteralmente come metterlo, però in realtà questo si è messo sotto con il Dolce Vita nero, che mi piace da impazzire, sia, come mi avete suggerito voi, con la camicia. Ho detto vabbè, basta, lì lo compro e lo abbino come mi hanno insegnato le ragazze, perché è un vostro suggerimento che quando avevo fatto il video del gilet che avevo preso da YesStyle, avevo detto io non so come metterlo, poi ne ho preso anche un altro da Zara e mi piacciono tantissimo messi, come mi avete detto voi, con la camicia oversize. Quindi il gilet è questo, vedete, praticamente ha il collo a V o a V, come direbbero qua in Lombardia, in Sardegna diremo a V, e appunto è un gilet, quindi è senza maniche ma dritto, quindi è un gilet oversize con gli spacchetti, vedete qua, quindi il dietro è più lungo del davanti, e niente, praticamente è bello oversize largo, quindi sta bello morbido, e sotto appunto ci voglio mettere la camicia. Cosa ho fatto? Avevo fatto in uno degli ultimi vlog una clip dove vi facevo vedere la camicia oversize che avevo misurato proprio da Stradivarius, ma mi stava gigante. Allora vi avevo detto, tanto per prenderla a 20 e passa euro da Stradivarius che mi sa oversize, vado nell'armadio di papà. Ne ho trovato una bellissima nell'armadio di papà, che è la camicia coi baffi. Come si chiamava quel brand della camicia coi baffi che pubblicizzava Maurizio Costanzo? Non ricordo, comunque celestina classica, sapete il celestino classico da abito da uomo? Ecco, l'ho rubata all'armadio di papà, me la sono portata a Milano, però mio papà era un omone, era abbastanza grande, diciamo, insomma aveva una taglia 50 quando era un 40-50enne, poi giustamente con l'età si era un pochino rimpicciolito, però era bello spallato, quindi a me sta bella grande la camicia di papà. Se non che stamattina esco dal dentista, ho fatto l'ennesimo check, poi vi racconto anche quello, e vedo che c'erano finalmente zona gialla, i mercati aperti con tutti i banchetti. Sapete che io adoro fare thrifting, ossia fare la ricerca dei banchetti, della roba usata che poi spesso non è usata, infatti questa non è mai stata usata perché la camicia col collo usato si vede, questa camicia è nuova, sicuramente magari ci mischiano anche fondi di magazzino, insomma chissà da dove, che giri fa sta roba. Ragazzi, ho preso questa camicia che è un celestino micro quadrettato, la classica camicia da uomo, se voi la vedete da vicino è un micro quadrettato, non so se si vede, comunque questa camicia è un po' più piccola di quella di mio papà, vedete che infatti di spalle
si abbina molto, si attaglia molto meglio a me, al mio corpicino. Anche la manica è più giusta e il polsino è più stretto. Mi sta sempre abbastanza lunga, ma mi sta molto meno oversize di quella appunto che avevo visto da Stradivarius. Ed è una camicia, udite udite, di Boggi. Chi è di Milano saprà esattamente chi è Boggi. È un negozio di sartoria maschile molto rinomato a Milano, infatti ha l'etichetta Boggi Milano, casa fondata nel 1929, credo, qualcosa del genere. Insomma, Boggi c'è da sempre. Il papà di Pablo, per esempio, se le camicie non erano Boggi, storceva un po' il naso. Le camicie di Boggi, insomma, a Milano sono famose. E ho trovato questa camicia, 3 euro, ragazzi, 3 euro. Quindi immaginate come viene bella. Adesso ve la faccio vedere, l'abbinata che mi avete suggerito voi. Siete delle genie e io vi do assolutamente seguito, perché questa è colpa vostra. Quindi se io spendo i miei soldi in thrifting e in abbigliamento da Pull&Bear, la colpa è anche vostra. Però guardate come viene figa l'abbinata, cioè immaginatevelo così, con sotto il pantalone morbido, queste le tiriamo un po' su così, capito? Cioè la manica un po' tirata così, cioè quanto è carino, cioè ragazze è bellissimo. Ovviamente questa ben stirata, fuori esce questo tanto giusto, è cioè stupenda, niente, sono troppo contenta di averla trovata. E visto che sto parlando di thrifting, vi faccio vedere l'altro pezzo di thrifting che ho preso sempre al mercato stamattina. A soli 3 euro ho trovato la felpa di The North Face, di questo diciamo rosso corallo, rosso magenta, non so, questo, di questo rosso, che è un rosso che ha molto rosa dentro, diciamo. Infatti la ricamatura è più rosa che rossa, è bellissima, è proprio un XS perfetta, non ha un difetto, nuova, lo si vede anche, sapete le etichette che quando si fanno vari lavaggi le etichette iniziano a sciuparsi, vedete, ha questa roba qua, e questo è proprio intonso, ma poi le felpe iniziano a fare un po' di scoloritura, di pallini, cioè questa felpa è ovviamente nuova, manca l'etichetta, però se io l'avessi trovata appesa da The North Face così com'è, come la vedo, avrei pensato appunto che è nuova. E quindi me la sono comprata, ho fatto 3 euro la camicia e 3 euro il la camicia, la felpa. Cosa ho detto? 3 euro la camicia, 3 euro la felpa. Quindi sono andata da Tally e ho trovato questa e me la sono comprata, ragazzi. L'ho pagata credo 11 euro. Sì, 11 euro, 10,99. È praticamente un'altra tuta, tipo quella che mi avete visto, ma è un po' diversa come taglio e come tessuto. È molto leggera, quindi penso che magari la utilizzerò di più addirittura in primavera, quando arriverà la primavera. È tipo tessuto quello che un tempo chiamavano manopesca, ma è della collezione denim, perché sembra quasi jeans da come è fatta. Vedete, sopra è così, è stretta in vita dall'elastico e poi ha praticamente la gamba con l'elastico alla fine, quindi tipo una tuta da meccanico, o meglio da, sapete quelli che i Top Gun, quelli che aggiustano gli aerei, i caccia, che hanno queste tute così da meccanico dell'aviazione, non so, molto molto bella da mettere con gli anfibietti. Poi vabbè, l'ho pagata 11 euro e per questo motivo me la sono presa. Altra cosa che sto facendo è declutter di tutto l'abbigliamento da casa. Faccio molto facilmente il decluttering delle cose da casa, perché tanto quando sono vecchie così non me ne frega più nulla, quindi ho un sacco di maglie, felpe, pantaloni che sono vecchie, quindi li devo dare via. Ho già individuato un po' che cosa dare, credo che farò un bustone gigante e mi volevo comprare qualcosina di più carino, quindi sono entrata da Primark e ho preso lui. Ho preso questo ovviamente in super
peluche color rosa, così albicocca, con il polsino alla fine, super peluccioso e morbido. L'ho pagato 13 euro, e ho preso ovviamente pantalone felpa. Sarebbe un pigiama, ma ragazze, voi lo sapete che io non vado a letto col pigiama. Al massimo metto delle t-shirt di cotone leggerissimo, delle camicie da notte tipo t-shirt di cotone, cioè per me esiste solo il tessuto tipo t-shirt leggera per andare a letto. Io devo avere le gambe libere, no calzini, niente di nulla, soltanto una brassiera come reggiseno, lo slip e la maglia leggerissimissima. Non capisco quelle che vanno a letto col pigiama e i calzini rimboccati, impazzirei, non ce la farei mai. Comunque, ve lo ricordate lui? Come si chiamava? Stitch? Io adoro, avevo la cover con Stitch, quindi quando l'ho vista ho detto no vabbè, deve essere mia la felpa con Stitch. In realtà appunto ritengo che questo sia un pigiama, però io lo utilizzerò tipo tuta da casa. Per me i pigiami sono sempre delle tute da casa, poi quando vado a letto me li levo, in sostanza li uso durante il giorno così per stare bella calda, e l'ho adorato. Quindi questi sono i miei acquisti di shopping, quindi due di thrifting, e adesso rinizierò a fare i giri nei mercatini. Un pigiama e questo completo bellissimo che è tutta colpa vostra. Bene ragazze, io spero che ragazze e ragazzi, perché c'è la famosa quota azzurra, io spero che il video sia stato di vostro gradimento. Vi ringrazio per averlo guardato, vi ringrazio per avermi tenuto compagnia, vi mando un bacio. Se il video vi è piaciuto lasciatemi pure il vostro like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, venitemi a trovare sugli altri social, quindi su Instagram e su Facebook. Spero che lo farete perché sugli altri social pubblico contenuti differenti da quelli che trovate qua su YouTube, quindi chiacchieriamo sempre di altre cose. E niente, vi ringrazio per essere stati qua e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!